È stato fatto tanto e i pesaresi ce l'hanno riconosciuto 2 anni fa, dandoci ancora fiducia con un largo consenso. Però adesso, dopo questo anno drammatico, siamo in una fase straordinaria nella quale davvero possiamo far volare ulteriormente Pesaro. Ci sono tante risorse che arrivano dall'Europa, tante risorse che arriveranno dal governo nazionale e noi ci stiamo attrezzando per coglierle. E tante già ne abbiamo prese, perché già risorse per la stazione che sono state definite per la nuova stazione, e bandi che abbiamo già preparato dal San Benedetto ad altri contenitori culturali del centro delle frazioni, delle colline. E quindi siamo davvero in una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di progettare, di darci da fare per portare più opportunità possibili a Pesaro. L'economia, fra l'altro, sta andando discretamente, perché il mobile sta andando bene, la meccanica sta andando bene, l'edilizia ha ricominciato, grazie agli incentivi, a rimettersi in moto, e quindi abbiamo bisogno di sostenere questa ripresa economica con una bella stagione turistica e con tanti investimenti pubblici. C'è la preoccupazione della velocità, perché la mia preoccupazione è quella di non riuscire a mettere a terra le tante risorse che abbiamo già portato e che potrebbero arrivare. Troppa burocrazia, abbiamo bisogno di semplificare e velocizzare, perché altrimenti il paese rischia di perdere una grande opportunità. Questo mi pare il problema più grande che avremo nei prossimi mesi per far decollare la nostra città e per contribuire a una ripresa del nostro paese dopo quest'anno terribile per l'emergenza Covid. Abbiamo già finanziato molti ciclabili, anche quest'anno la ciclabile che arriverà a Vismara, la regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà a Montelabate, abbiamo finanziato quella su Via Fratti, quella che andrà a Villa Fastigi verso il lago Penserini nel Lungo Foglia, e poi tante altre che finanzieremo nei prossimi anni. Sono circa 8 milioni le ciclabili che dovremmo, per 8 milioni dovremmo finanziare le ciclabili nei prossimi anni, però sono convinto che grazie alle opportunità che avremo riusciremo a completare la rete delle ciclabili che abbiamo in mente fino a Villa Cecolini, che è il tratto, diciamo, più costoso che ancora dobbiamo finanziare. Io adesso intanto mi vedo pancia a terra su Pesaro, perché, come dicevo poco fa, ho la smania di fare più cose possibili e di portare a Pesaro più opportunità possibili, sapendo che magari molte opere non le vedrò, le vedranno altri, ma credo che sia il mio dovere in questo momento storico dare più opportunità possibili di rinascita a Pesaro, alla nostra bella provincia. Poi vedremo se i pesaresi apprezzeranno, questo sicuramente sarà un aiuto in più, una spinta in più per magari vedere se l'esperienza da amministratore locale può diventare un contributo maggiore anche per il mio paese. Però lo vedremo. Io la politica nazionale la sto già facendo da anni come sindaco, e quindi penso che continuerò a impegnarmi in questa direzione, sperando di fare bene per la propria comunità e di avere il consenso necessario per continuare ad operare per la nostra bella terra, per la nostra bella provincia.